Buongiorno e bentrovati a Prima Notizia, il nostro appuntamento quotidiano dedicato alla rassegna stampa e web e a tutti i primi aggiornamenti dalla Basilicata. Tanti come sempre gli argomenti che andremo a trattare nella nostra mezz'ora insieme, ma questa mattina partiamo dalla pagina economica. In affanno tutti i settori produttivi lucani tranne quello estrattivo, a dirlo il rapporto di Banca Italia presentato ieri mattina, che certifica anche la minore capacità di spesa delle famiglie a causa del difficile contesto economico scatenato dalla guerra in Ucraina. Per tutti i particolari sentiamo Michelangelo Russo. L'economia lucana in affanno. Nei primi 9 mesi del 2022 si è assistito ad un recupero lento sul quale hanno inciso l'aumento dell'inflazione e i costi di produzione. È questo il quadro che emerge dal rapporto annuale della Banca d'Italia sull'andamento dell'economia della Basilicata Potenza. Dal direttore della filiale di Potenza della Banca d'Italia, Gennaro Sansone, dal suo vice Paolo Lucchese, dal responsabile dell'ufficio analisi e ricerca economica della sede di Bari, Maurizio Lozzi, e dal coordinatore del rapporto, Vincenzo Mariani. Il rallentamento, che si è registrato soprattutto nella seconda parte dell'anno, ha riguardato tutti i settori produttivi, fatta eccezione per l'industria estrattiva. In grande difficoltà il settore di produzione delle auto, che ricade negativamente sull'export. Il settore terziario, il commercio in particolare, è stato altalenante tra una prima parte dell'anno in crescita e una seconda in perdita. Con le imprese in difficoltà rimane elevato il ricorso alla cassa integrazione, con l'occupazione femminile in diminuzione dopo la pandemia. I segnali incoraggianti arrivano dal settore turistico e dalle costruzioni, con il segno meno la capacità di spesa delle famiglie. In regione, così come nel resto del paese, nella prima parte del 2021 i consumi erano intonati in modo positivo, i consumi dei privati, delle famiglie. L'aumentare delle pressioni inflazionistiche, l'incremento dei prezzi delle materie energetiche e dei beni alimentari hanno comportato un deterioramento del clima di fiducia e anche una minore capacità di spesa. In questa situazione è chiaro che gli interventi varati a livello governativo per cercare di ridurre gli effetti negativi dei rincari sulla bolletta energetica sono importanti. Dal 2021 il governo ha messo a piano una serie di misure e stiamo seguendo con grande attenzione anche l'intervento deciso a livello regionale. A settembre di quest'anno la Regione Basilicata ha stanziato cifre importanti per il bonus gas, si tratta di 60 milioni per il 2022, circa 200 milioni per gli anni successivi, nell'ambito di un intervento che appunto seguiamo con attenzione, perché è mirato alle famiglie che riescono virtuosamente a ridurre i consumi e da questo intervento è atteso un beneficio importante per i bilanci delle famiglie. E in apertura sull'edizione odierna della Nuova del Sud troviamo proprio il rapporto di Banca Italia. La Basilicata e con il fiatone Banca d'Italia dalla sveglia, questo è il titolo di apertura. Economia lucana ancora in affanno, tiene solo l'industria estrattiva e il turismo, ma pesa l'inflazione sulle famiglie. I sindacati lanciano l'allarme, preoccupa l'autunno caldo con troppi posti di lavoro a rischio. Per quanto riguarda invece il dibattito in corso sull'autonomia differenziata, anche il segretario della CGIL Summa contro il disegno del nuovo governo e Bardi assuma una posizione chiara a difesa degli interessi della Basilicata e dell'intero Mezzogiorno, dice il sindacalista. Ci spostiamo nel taglio alto della prima pagina, partiamo dalla sanità, ASP e CROB. Bardi cerca i nuovi direttori generali dopo le prime scelte flop, il governatore ci riprova per risollevare una sanità allo sbando. E proprio riguardo alla gestione delle risorse al CROB e scontro tra la dirigenza e la consigliera regionale Carlucci, le mie domande scomode. Poi la cronaca, rapina di notte in un appartamento ad Irsina, 95enne si libera e li fa scappare, anziana immobilizzata, ma grazie alla sua resistenza ladri in fuga con un magro bottino, in corso le indagini dei carabinieri. E poi per quanto riguarda la cucina, parliamo di guida Michelin, la Basilicata conferma le sue 2 stelle, la pagina politica ci porta invece ad Avigliano. Crisi rientrata, De Carlo e Salvatore di nuovo con Mecca, nasce un gruppo misto in consiglio. E poi per quanto riguarda
La pagina sportiva, Potenza, città con fame di calcio, si è chiusa ieri la 3 giorni di stage della Lega Pro con le rappresentative giovanili, una grande vetrina per il capoluogo, con i complimenti anche del commissario tecnico Arrigoni, che dice è stata la miglior accoglienza di sempre per le rappresentative giovanili della Lega Pro. Ci spostiamo alle pagine 2 e 3 della Nuova, dove potete trovare il report complessivo relativo al rapporto presentato ieri mattina a Potenza da Banca Italia. Tiene solo l'industria estrattiva e il turismo, ma la Basilicata va a ritmo ridotto e pesa l'inflazione. Presentato il rapporto sull'economia della Basilicata, nei primi 9 mesi dell'anno il recupero è proseguito anche se con intensità inferiore rispetto al 2021. Nel comparto degli autoveicoli segni di difficoltà per via di Stellantis e poi le preoccupazioni dei sindacati. Banca d'Italia suona la sveglia alla giunta Bardi, ora bisogna correre perché c'è un autunno caldo in Basilicata con diversi posti di lavoro a rischio. Tortorelli della UIL dice chiari segnali di crisi, specie nel comparto automotive. Cavallo della CISL, tutelare soprattutto i redditi medio-bassi dagli effetti dell'inflazione. Arrivano quindi le sollecitazioni da parte del governo, da parte dei sindacati nei confronti del governo regionale. Noi ora restiamo in qualche modo in tema perché ci occupiamo del caro energia e una risposta al caro bollette, ma anche un'occasione di sviluppo democratico del territorio. A Potenza Lega Coppa ha illustrato il progetto relativo alla realizzazione delle cosiddette comunità energetiche, una risposta innovativa alla transizione ecologica in corso. Ce ne parla Luca Tamburrino. Non sono soltanto una risposta innovativa alla transizione ecologica, alla tutela dell'ambiente e al caro bollette. Le comunità energetiche rappresentano un'occasione di sviluppo democratico del territorio, perché restituiscono protagonismo e responsabilità ai cittadini, che diventano così consumatori e beneficiari diretti dell'energia pulita che riescono a produrre. Questi i temi al centro dell'incontro promosso da Lega Coop Basilicata presso Scambio Logico a Potenza. Nelle comunità energetiche rinnovabili, gruppi di persone, imprese e soggetti pubblici condividono la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con l'obiettivo comune di favorire l'autoconsumo, di contenere i costi e produrre benefici per la comunità. Noi chiediamo, specialmente in questo momento, che la Basilicata faccia un passo avanti con il contributo e l'apporto che possa mettere a disposizione con l'istituzione di una nuova legge regionale per aiutare la costituzione delle comunità energetiche. Noi chiediamo, quale movimento cooperativo, che si supporti in maniera particolare le cooperative energetiche. Le comunità energetiche a livello nazionale ormai cominciano a diventare esperienze consolidate, ci sono zone dove queste esperienze, regioni dove queste esperienze vengono supportate adeguatamente. Credo che nel nostro territorio possa essere la risposta migliore per aiutare i nostri cittadini e le nostre imprese. Tra le iniziative spicca il progetto Respira, una piattaforma lanciata dal Fondo Mutualistico Coop Fond, Lega Coop, Banca Etica ed Ecomil, per supportare, attraverso strumenti finanziati ed accompagnamento tecnico a gruppi di cittadini organizzati o a cooperative già costituite, la nascita di comunità energetiche rinnovabili in forma cooperativa. E questo delle comunità energetiche rinnovabili è una grande opportunità che noi vediamo e che quindi vogliamo supportare dal punto di vista finanziario. Abbiamo quindi dato vita a una piattaforma, Respira.coop, che è una piattaforma che da un lato accompagna questi gruppi organizzati di cittadini, di enti locali e di aziende a costituire comunità energetiche rinnovabili in forma cooperativa e a finanziarle, quindi a trovare l'assetto finanziario migliore anche tramite lo strumento innovativo dell'equity crowdfunding, quindi la raccolta di piccoli capitali dalle comunità, dai territori. Dall'altro la piattaforma fornisce una serie di partner tecnici che provengono dal nostro mondo cooperativo, che possono aiutare i gruppi a costruire tecnicamente il progetto della comunità energetica rinnovabile nel proprio territorio. Tra i primi comuni a provare ad avviare le comunità energetiche nei loro territori spiccano Miglionico e Tito, con i rispettivi sindaci che hanno illustrato le loro esperienze. A pagina 5 della Nuova si parla di sanità con i nuovi DG di ASP e CROB che la Regione sta cercando. Dopo le prime scelte flop, Bardi ci riprova, poltronifici o competenze nella sanità lucana che fa acqua e senza stabilità la governance. Ecco l'avviso pubblico per i nuovi direttori, governatore alla prova del 9 dopo le scelte poco felici di Di Martino e Stopazzolo rispettivamente al CROB e all'ASP. Ci spostiamo ora a pagina 4.
4, continuiamo a parlare del CROB di Rio Nero, dove sono pronti alle vie legali contro la consigliera regionale Carlucci, che replica: sono domande così scomode da mobilitare l'accusa di lesione. Continua lo scontro tra la consigliera del Movimento 5 Stelle e la dirigenza dell'IRCCS di Rio Nero sulla gestione di alcuni fondi. Nel taglio alto spazio anche alla cronaca, altre due interdittive antimafia nel Potentino, 22 il numero da inizio anno, superiore rispetto all'intero 2021, quando erano state in totale 17, quindi al momento l'aumento su base annuale dei provvedimenti antimafia è di circa il 40%, come evidenziato dal prefetto Campanaro. Ci spostiamo ora a pagina 7 per la pagina politica, parliamo in particolar modo del progetto legato all'autonomia differenziata, che per il segretario regionale della CGIL Summe è una scelta scellerata. Bardi assume una posizione chiara, questa è la richiesta del sindacato, con Summa che si scaglia contro il disegno del nuovo governo e chiama in causa il governatore. Per il segretario regionale della CGIL bisogna porsi a difesa degli interessi della Basilicata e dell'intero Mezzogiorno, con una grande mobilitazione per rimettere al centro della politica la questione del Sud. Ed ora invece noi andiamo con Vittorio Laviano all'Istituto Superiore Righetti di Melfi, dove gli studenti stanno lavorando ad un progetto su bullismo e cyberbullismo. Vediamo. Con l'esponenziale aumento dell'uso dei social da parte dei giovani, il rischio del cyberbullismo è sempre più dilagante. Per mettere in guardia gli studenti, dirigente scolastica e insegnanti dell'Istituto di Istruzione Superiore Righetti di Melfi stanno lavorando ad un progetto di difesa dai pericoli della rete. Atti di bullismo e cyberbullismo purtroppo sono in aumento e quindi abbiamo pensato di fare un progetto di istituto che coinvolga prevalentemente le classi del biennio, ma esteso anche al triennio, in maniera più significativa per i ragazzi che hanno fatto ingresso a scuola, e capire un po' quali sono le regole e quindi il rispetto di queste stesse, con esperti del terzo settore, con psicologhe che ascoltano, vanno nelle classi, e uno sportello ascolto. Noi abbiamo fatto un monitoraggio con un questionario anonimo e i ragazzi chiedono soprattutto ascolto, perché denunciano di non essere ascoltati dagli adulti, e quindi è chiaro che a questo punto si mettono in campo tutte le forze, e non è solo la risposta al progetto, ma ogni docente si farà carico nella propria disciplina di lavorare in questo senso e in questa direzione. Faccio un esempio: la docente di italiano sceglierà brani antologici, metterà in campo anche testi teatrali laddove in quella classe è emersa una situazione problematica di questo tipo. E non è il primo anno che il Righetti lavora per arginare il rischio cyberbullismo. Sentiamo la referente del progetto. Innanzitutto abbiamo pensato, come ogni anno tutte le scuole partecipano alla giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, e quindi i ragazzi possono partecipare a questa iniziativa in rete. Il lavoro viene anche svolto attraverso le varie scuole del territorio, infatti noi abbiamo un raccordo con il liceo scientifico e anche con le scuole medie del territorio di Melfi. Per quanto riguarda invece le azioni che noi svolgiamo all'interno della scuola, innanzitutto si è pensato quest'anno di creare una cassetta postale in cui i ragazzi, in maniera anche anonima, possono lasciare un pensiero riguardo al problema o se sono coinvolti essi stessi in atti di bullismo. Per quanto riguarda invece le azioni che provengono sempre dall'esterno, abbiamo pensato anche di far venire le forze dell'ordine per spiegare ai ragazzi quali possono essere le conseguenze legali legate al fenomeno. Infine, una giovane studentessa del Righetti che ci spiega come questo progetto si concluderà a Natale con una insolita iniziativa. Si creeranno delle palline di Natale in cui per ogni classe ci sarà una frase, che ovviamente è stata strutturata da ogni persona della classe, una frase contro il bullismo, e le attaccheremo tutte quante in un albero di Natale per dare questo segnale, per far capire che noi ci siamo, cioè che questa scuola c'è contro il bullismo.
A pagina 8 della nuova le notizie da Potenza città con la chiusura dell'autogrill sul raccordo autostradale Sicignano Potenza, il presidio sull'area di servizio non si ferma con il centro-sinistra che dice il comune aiuti i lavoratori, ricordiamo a rischio ci sono 40 posti di lavoro per la mancata realizzazione di nuovi accessi a norma di legge come evidenziato dall'ANAS, i sindacati reclamano una soluzione rapida con il declassamento della strada per permettere appunto ai lavoratori di tornare al proprio posto in attesa poi di interventi più strutturali sull'intera area di servizi come richiesto dall'ANAS e dalla normativa vigente. Per quanto riguarda poi la sanità, una notizia di servizio, sala prelievi chiusa domani al San Carlo, stop momentaneo per aggiornare il software del laboratorio, notizia importante quindi questa per i cittadini che non potranno recarsi nella giornata di domani presso l'ospedale San Carlo per i consueti prelievi del laboratorio analisi. Ci spostiamo a pagina 9, siamo in provincia di Potenza, in particolar modo ad Avigliano, si parla di politica, De Carlo e Salvatore di nuovo nella maggioranza con il sindaco Mecca che dice crisi archiviata in consiglio, ora si formerà un gruppo misto. Ci spostiamo ora invece a Matera, dove le pagine di Matera e provincia, in primo piano c'è una notizia che arriva da Irsina, prima la immobilizzano, poi grazie alla sua resistenza scappano riuscendo a rubare soltanto 100 euro. Rapina in casa nella notte ad Irsina, Eufemia 95 anni, grazie al suo coraggio riesce a non soccombere ai malviventi. Ed ora ci spostiamo alla pagina della cultura, siamo a pagina 12 per parlare delle eccellenze della cucina lucana, guida Michelin, la Basilicata conferma le sue eccellenze, Vitantonio Lombardo a Matera e Don Alfonso San Barbato a Lavello riconquistano le ambite stelle. La presentazione della 68esima edizione della prestigiosa guida che assegna i riconoscimenti nel mondo della ristorazione di alta qualità con la Basilicata che conferma quindi i suoi protagonisti. Noi ora invece siamo alla pagina sportiva con il calcio giovanile, si è conclusa ieri al Viviani di Potenza la 3 giorni di stage della Lega Pro, ieri pomeriggio a scendere in campo i ragazzi dell'Under 15 come ci spiega Donato Valvano. Si è conclusa con lo stage della rappresentativa Under 15 della Lega Pro la 3 giorni del raduno relativo all'area del Sud Italia. Per la cronaca la partita è stata vinta dalla selezione maglia bianca per 4-2 dopo una partita spettacolare combattuta nel catino del Viviani messo a disposizione dalla società del Potenza Calcio del presidente Donato Macchia. Bianchi in vantaggio con Peschetera al 7°, pareggio azzurro con Alessi al 25°, nuovo vantaggio dei bianchi con Mastrovito al 32°. 2 minuti più tardi Balzano ha pareggiato nuovamente i conti prima della firma di Pignatelli che al 35° ha riportato in vantaggio i bianchi dopo un primo tempo spettacolare. Nella ripresa al 19° 4-2 definitivo con Pignatelli che trasforma un calcio di rigore. Una 3 giorni di lavoro intenso con il commissario tecnico Daniele Arrigoni che non nasconde una certa soddisfazione. Innanzitutto devo dire che sono super soddisfatto di questi 2 giorni perché abbiamo avuto la possibilità di fare partite in un campo speciale perché la struttura è bellissima, ci è stato messo tutto a disposizione e devo dire che anche i ragazzi hanno fatto belle cose. Ce ne sono più di uno che mi ha rubato l'occhio onestamente. È chiaro che adesso è presto, dovremo formare le rose per poi andare a fare i tornei, ma è stato secondo me in questi 3 giorni tanti ragazzi vale la pena di rivederli. Un appuntamento, quello appena concluso, che potrebbe anche essere replicato in futuro. Tornerebbe volentieri qui a Potenza? Certo, ma in una struttura del genere, in un posto così bello, chi è che non verrebbe scusa? Cioè, per fare calcio questo è il massimo, ma io ho trovato un gioiellino. A dire la verità non c'ero mai stato, perché magari quando giocavo a calcio o ero più su, ero più giù, non l'ho mai incontrato. Però venire qui è stato bellissimo, è stata un'esperienza nuova, ma molto stimolante. Devo dire la verità, devo riconoscere che la parte questa qui che riguarda lo stadio, io vivo in pratica solo questa, è veramente stupenda.
Alle pagine 18 e 19 della Nuova il resoconto di questa 3 giorni dedicata al calcio giovanile di Lega Pro allo Stadio Viviani di Potenza, con le parole del CT Arrigoni: la migliore accoglienza di sempre. Si chiude la 3 giorni di stage della Lega Pro. Il CT Arrigoni, come abbiamo appena sentito, promuove a pieni voti l'organizzazione. Complimenti al Potenza, a patron Macchia, qui abbiamo lavorato benissimo. Come abbiamo visto, la partita di ieri dell'Under 15 si è conclusa con il punteggio di 4-2 a favore dei bianchi sugli azzurri. Nella struttura di Viale Marconi tante iniziative collaterali di promozione del calcio giovanile e femminile, le eccedenze alimentari destinate a magazzini sociali, un'altra iniziativa di solidarietà. Ora ci spostiamo alle prime pagine degli altri quotidiani regionali oggi in edicola, partendo dalla prima pagina del Quotidiano del Sud, edizione Basilicata. In apertura troviamo il rapporto di Banca Italia: Basilicata, economia in affanno, in difficoltà quasi tutti i settori, a parte il petrolio, la crescita si è fermata e l'occupazione non aumenta e resta sotto la media delle altre regioni del sud. Cisle e Will chiedono a Bardi e alla Giunta di darsi una svegliata, così non va. Per quanto riguarda invece l'accordo sulla sicurezza, mille occhi su Matera, torna il circuito virtuoso della sorveglianza. A Venosa un ospedale fantasma, servizi solo sulla carta, la denuncia è dei 5 Stelle. A Potenza l'avvertenza autogrill, il raccordo dovrebbe essere declassificato, questa la soluzione per far tornare immediatamente al lavoro i dipendenti dell'autogrill di Potenza. Via gli arresti a Di Bari e Pietrocola, si parla di cronaca giudiziaria, sostituita la misura cautelare per 2 degli indagati nell'inchiesta sugli appalti a Matera, a dicembre l'appello sulla richiesta di domiciliari per altri 28 indagati, questa volta da parte della Procura, che si era vista riconoscere soltanto in parte le misure cautelari dal GIP in prima istanza. Ad Irsina carabinieri e sindaco incontrano l'anziana aggredita, il convegno Carlo Levi, l'attualità di un pensiero e poi storie di hospice, un libro di 2 infermieri del San Carlo. Ci spostiamo alla prima pagina della Gazzetta di Basilicata, in primo piano c'è la sanità, ecco perché il nostro 118 ci fa indossare la maglia nera, l'inchiesta 30 minuti per un'ambulanza, Basilicata, Fanalino, Neilea, rete potentina scoperta al 40%, più chiamate per incidenti sul lavoro. Per quanto riguarda il caso autogrill, anche qui la soluzione, la strada va declassata. Poi anche qui spazio al rapporto di Banca Italia, brusca frenata dell'economia, dall'auto in panne, luci poche, ombre tante, dalla fotografia fatta da Banca Italia relativa ai primi 9 mesi dell'anno. A Matera a primo cartellone il Natale crea già attese, a Potenza invece il ponte di Sant'Antonio, un budello di asfalto dissestato, e poi spazio anche al calcio di Serie C con il Potenza che rischia di dover fare a meno di Di Grazia nella sfida casalinga contro il Latina di domenica. Noi, prima di passare ai quotidiani nazionali, come sempre andiamo a dare un'occhiata alle previsioni del tempo. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trabimeteo, giornata di venerdì che vedrà momentaneamente l'anticiclone impossessarsi dell'Italia con i massimi oltre Alpe, ma interesserà anche le nostre regioni. Nel dettaglio possiamo notare come ci sarà un po' di variabilità in mattinata sulle regioni adriatiche e la Sicilia, bello invece altrove. Nel dettaglio anche la mappa dell'Italia in sintesi con questa giornata relativamente tranquilla, a parte della variabilità sulle adriatiche e sulla Sicilia ionica. Temperature gradevoli al centro-sud, tocchiamo anche i 22 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi.
In apertura sui quotidiani nazionali troviamo soprattutto la questione migranti. Partiamo dalla prima pagina di Repubblica. Macron rompe con Meloni, crisi diplomatica. Parigi definisce incomprensibile e disumana la decisione di Roma di chiudere i porti e accoglie la Ocean Viking in via del tutto eccezionale. L'Eliseo cancella l'accordo per la redistribuzione dei profughi e invita l'Unione Europea a fare altrettanto. Sigillato il confine a Ventimiglia con il ministro Tajani che dice è una reazione sproporzionata. Per quanto riguarda invece il decreto aiuti, confermato il tetto al contante a 5.000 euro, crepe nel governo su super bonus e trivelle. Ci spostiamo alla prima pagina del Corriere della Sera, anche qui la rottura con Parigi sui migranti, la Francia stop al patto sui ricollocamenti, manca la fiducia. Il governo parla di reazione spropositata, attenzione alle stelle sul caso della Ocean Viking, la nave approderà a Tolone con l'Unione Europea che dice serve maggiore cooperazione. Ci spostiamo alla prima pagina del Mattino, anche qui stessa apertura, migranti, rottura con Parigi, scontro sull'Ocean Viking, la Francia straccia gli accordi, stop, ricollocamenti, la UE ci segue, rafforzati i controlli alle frontiere con Tajani che parla di reazione sproporzionata e il ministro Piantedosi che dice noi siamo stati lasciati soli. Per quanto riguarda invece la scuola, il contratto dei professori, aumenti medi fino a 100 euro, arriva il rinnovo per il triennio 2019-2021, via libera anche a 3.000 euro di arretrati. Ci spostiamo ai temi economici con la prima pagina del Sole 24 ore, in primo piano si parla di super bonus, subito il taglio al 90%, caro bollette, ecco tutti i nuovi sconti, via libera del governo al decreto aiuti quater, tetto al contante a 5.000 euro, trivellazioni più facili, bollette a rate, più spazio al welfare aziendale, fine tutela gas estesa di un anno per le villette, sconti legati al reddito, ma le imprese dicono così ci sono migliaia di aziende a rischio. Chiudiamo con alcuni quotidiani sportivi, partiamo dalla Gazzetta dello Sport con il resoconto del turno infrasettimanale di campionato che si è chiuso ieri con la vittoria della Juve sul campo del Verona e quella della Lazio contro il Monza, vittorie di misura per entrambe con il punteggio di 1-0, arriva alla Juve, continua la rimonta, bianconeri quarti in classifica, Ken a Verona firma l'1-0, il quinto successo di fila per il bianconeri, ora il secondo posto è a soli due punti con Allegri che dice noi all'antica contava soltanto vincere. Come detto Lazio in volo, Baby Romero entra e segna ancora cori antisemiti, scrive la Gazzetta, e domenica nell'ultimo turno prima della pausa per il Mondiale è in programma proprio la sfida tra Juventus e Lazio in chiave Champions. Chiudiamo con la prima pagina di Tutto Sport che vi ricordo trovate ogni giorno in abbinamento gratuito con la Nuova del Sud, due quotidiani al prezzo di 1,50 euro, anche qui il focus è sulla Juventus che irrompe in zona Champions, fateci largo, Ken firma Verona la quinta vittoria di fila senza subire gol, cuore e orgoglio per andare oltre l'emergenza. E siamo giunti alla fine di questo appuntamento con Prima Notizia e lo spazio dedicato alla rassegna stampa. Prima di salutarvi come sempre vi ricordo gli altri appuntamenti informativi della mattinata sulla Nuova TV con le due edizioni del TG Flash, la prima alle 10, la seconda alle 12, per arrivare poi alle 13.50 alla consueta prima edizione della Nuova TG. Da parte mia per il momento è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di una serena giornata.